CGV3, ho sempre voluto, se possibile, correre con le macchine italiane, prima di tutto. E allora la Pantera era italiana, anche se era fatta con tutta una serie di cose americane, cioè, però era fatta in Italia, a Modena, a Bernasso. E poi dopo ho corso anche con l'Alfa Romeo, eccetera. Qualche volta ho corso, come nel caso della Messico, oppure della BMW, con delle macchine straniere. Però ero molto orgoglioso di correre con la Pantera contro le Porsche. E un po' anche contro le Ferrari, perché le Ferrari avevano il massimo della visibilità e la Pantera, la De Tomaso, era una piccola casa. E allora questa era una cosa che mi divertiva molto. Nel 75 acquistai la mia prima Pantera usata, che era il telaio 1070, che era di Maurizio Michangeli ed era intestata alla Italo Atlantic Express. E così per 5 anni ho corso sul gruppo 3 facendo, tra le altre cose, 5 giri d'Italia, poi ho fatto moltissime gare in salita e le gare che erano necessarie per il trofeo FISA, che era la Federazione Scuderie Automobilistiche Italiane, però con buoni risultati, ma non di carattere eccezionale, insomma dei risultati discreti. Più bello, più entusiasmante era la partenza del Giro d'Italia, quando a Torino si scendeva dalla pedana e si faceva per 20 minuti si stava in mezzo alla folla, bisognava andare piano piano, la folla si apriva davanti e prima di partire, veramente di andarsene via con la macchina. Quello forse era il momento più entusiasmante. Con la Gruppo 3 nei 5 anni del Giro d'Italia sono andato sempre discretamente perché siccome c'era una classifica giornaliera, il Giro durava 5 giorni, siamo arrivati in fondo mi sembra 3 volte e 2 volte ci siamo dovuti ritirare. Però in pratica siamo sempre andati molto bene nei primi giorni, fino al quarto giorno. Poi il quinto giorno ci succedeva sempre qualche cosa, e per cui 2 volte ci siamo ritirati e le altre 3 volte, il quinto giorno abbiamo perso moltissime posizioni per qualche guasto, o qualche stupidaggine, o qualche lungo che ho fatto io uscendo in qualche gara in salita. Però nei primi 4 giorni siamo sempre andati molto bene, molte volte ci siamo piazzati, credo, anche tra i primissimi, non di classe, proprio della categoria del gruppo 3. E poi a parte il Giro d'Italia, soprattutto in salita ho vinto molte gare nel gruppo 3, sì, nel
per esempio alla Via di Terminillo, a Orvieto, oppure anche al Passo dello Spino, mi sembra di ricordare. Però non ho tenuto una nota precisa di tutto quanto. Però la Pantera ha avuto sempre un fascino eccezionale che non ho più trovato con le altre macchine, anche con la GTV, con la BMW M3 con il proprio corso, col 635, o insomma comunque delle macchine che erano forse più nate per correre di quanto non fosse la Pantera. Però la Pantera aveva un progetto di base meraviglioso, per cui la macchina è ancora oggi, credo sia una macchina validissima, nonostante il progetto è del 1969, credo, 1970, che sono passati più di 40 anni. Insomma.